Ragazzi, ragazzi, e benvenuti qui in un nuovo Strong Gaming HD. Io sono Teo e siamo qui su un nuovo video un pochettino particolare perché andremo ad analizzare tutte le novità di FIFA 14 Ultimate Team fino alla trapelate. Allora, iniziamo subito, passiamo subito a un'ora interfaccia del gioco, della web app e dell'app mobile, come è giusto che sia. La cercassa non si chiamerà più così, ma Transfer Market, credo in italiano si chiamerà mercato trasferimenti, quindi anche questa un pochettino piacevole perché cercassa un pochettino brutto da sentire. Un nuovo stile delle carte giocatore a mo' di scudetto, non saranno più rettangolari come in FUT 13. Le carte formazioni verranno rimosse dal gioco e di conseguenza si potranno comprare giocatori in modo uguale uno all'altro, visto che non saremo vincolati alle formazioni del giocatore. Ragazzi, questa è una cosa spettacolare, anche se farà drizzare un pochettino l'occhio ai giocatori della compravendita che facevano compravendita con il 3-5-2, il 4-1-2-1-2, quella che facevo io. Quindi questa è anche una cosa un pochettino bella, perché non saremo più vincolati dalla formazione del giocatore e potremo trasferire i giocatori da una formazione all'altra senza nessun problema. Anche perché la differenza tra un giocatore che aveva il 5-3-2, il 4-1-2-1-2 e il 4-4-2 era veramente abissale, la differenza di prezzo. I match singoli verranno reintrodotti, quelli che non c'erano in FUT 13, ma mi sembra in FUT 12 sì. Si potranno cercare giocatori simili, ragazzi, simili, nel transfer market direttamente dalla nostra formazione. Quindi un esempio, ragazzi, se avete un giocatore che ha più finalizzazione del colpo di testa, faccio un esempio, non so, di Natale, che mi sembra che di testa non abbia molto, ma ha molta finalizzazione, quindi 87, andremo a cercare direttamente nel transfer market i giocatori che hanno più finalizzazione e meno colpo di testa. Questa, ragazzi, è veramente una cosa spettacolare. Si potranno, e dico anche finalmente, i giocatori per nome, si troveranno finalmente i giocatori per nome. Quindi, non so, al transfer market cercate un David Luiz, voi scrivete normalmente David Luiz e vi troverà molto facilmente. Ci sarà una nuova animazione per l'apertura dei pacchetti e la stagione online sarà, da FUT 14, composta da 10 divisioni, ok? 10, non più 5. Così da avere una maggiore competizione nelle sfere alte, quindi nella prima e nella seconda divisione. Non ci saranno più bimbi minchia con squadre ultra buggate, almeno si spera. Passiamo ora invece all'intesa, a quello che le modifiche dell'intesa. Ci sono nuove consumabili che aumentano uno specifico settore del proprio giocatore. Ad esempio, se voi un giocatore amate più la finalizzazione, aumenterà la carta finalizzazione, aumenterà tiro e colpo di testa. Invece un'altra carta, ad esempio difensore, aumenterà velocità, difesa e testa. Quindi aumenterà tutti i settori che voi volete aumentare nel giocatore stesso. Ci saranno 20 consumabili di questo tipo, ok? Quindi finalizzazione, difensore, poi non so, nei portieri ci sarà tuffo, quindi aumenterà. Vabbè, ragazzi, mi avete capito. Poi i giocatori ottenuti dal pacchetto avranno subito, e dico subito, intesa massima con chi li ha trovati, a differenza di quelli completi nel transfer market, che dovranno giocare un minimo 10 partite per la vela massima. Ok, ragazzi, non so se avete capito, quindi se troverete un giocatore nel pacchetto comprato, un giocatore, faccio un esempio, Bent, ok? Lo metterete nella vostra squadra, va intesa 10, subito. Invece, ragazzi, un giocatore che comprerete avrà intesa 1. E quindi, man mano, come è scritto qui, quindi più giocate con la vostra squadra e più entrerete in sintonia con essa. Perché il giocatore che avete comprato dovrà giocare un minimo di 10 partite per avere intesa 10. Quindi più giocherete, più avrà intesa massima e più saprete come giocare con essa. Gli allenatori non avranno la formazione, ma applicherà un più uno di intesa a tutti i giocatori della nazionalità uguale alla sua. Ad esempio, avete una Serie A, ok? Mettete allenatore Allegri. Allegri darà un più uno di intesa, ad esempio a Chiellini, a Barzagli, a Buffon, tutti i giocatori che hanno la stessa nazionalità. Tolta l'intesa, andiamo nelle modifiche della squadra. Queste sono poche da dire, ragazzi, perché cioè, le modifiche a squadra alla fine sempre le stesse. I kit delle maglie, gli scudetti. A differenza, però, si potrà scegliere il numero della maglia di ogni singolo giocatore. Questa, ragazzi, è veramente una cosa bellissima, perché ogni partita avremo nel FUT 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e l'11. A differenza di ora, che potete scegliere ad esempio il numero 10 di Natale, il 92 Sharawi, una cosa simpatica. E potete scegliere anche il capitano della squadra, quindi quello
che vi piace di più, il giocatore che vi piace di più, potrei sceglierlo come capitano. Cosa che finora non ho ancora capito come viene introdotta in FUT 13. Però, boh. Ragazzi, questo è la fine del video. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi, commentate e ditemi anche le vostre opinioni su questo FUT 14. Perché, ragazzi, secondo me sta uscendo davvero un gran bel gioco. Prima di finire, volevo anche dire che ci sono state nuovi sviluppi nella cross-gen. Perché se comprerete FIFA 14 per PlayStation 3, tutte le novità, tutte le modifiche che avrete fatto sul Ultimate Team di PlayStation 3 andranno direttamente in cloud. E quindi, quando comprerete PlayStation 4 con FIFA 14, avrete il vostro Ultimate Team uguale, identico, perché è andato direttamente in cloud. Vi lascio anche una piccola infografica. Stessa cosa per Xbox 360, PlayStation, sì, e Xbox One. E questa, ragazzi, è davvero la fine. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi, commentate. Bella!